Allora il profeta Nathan andò da Betsabea, la madre di Salomone, e le disse: Non hai saputo che Adonia, figlio di Haggit, si è fatto re mentre il re Davide non ne sa nulla? Voglio darti un consiglio: se mi ascolti potrai salvare la tua vita e quella di Salomone. Ecco qui, cosa c'è in gioco? Chi vince prende tutto, chi perde, cancellato. Pensate che i rapporti di potere nel Medio Oriente sono ancora così oggi, eh? Sono ancora così. È normale. Dove non c'è l'idea del diritto, cosa resta? La forza. La forza. E dove il potere è visto non come un servizio, ma come un portare a casa l'utile, è vero o no? Mettere insieme forza e interesse è esplosiva. Qui si dice che 3.000 anni fa era la stessa cosa. E Nathan lo dice chiaro a Bezzabea: se ci tieni a campare tu e tuo figlio, datevi da fare. Questo è il momento giusto per muoversi, per svegliarsi. Va dal re Davide e digli: ricordi, mio signore, quello che mi avevi giurato? Mi avevi promesso che mio figlio Salomone avrebbe regnato dopo di te e ti avrebbe sostituito sul trono. Perché allora Adonia si è fatto re? Non avrai ancora finito di parlare che arriverò anch'io a confermare le tue parole. Ecco qua, è uno stratagemma. Sempre de mes le fonne. Ma questa volta però a muovere tutto non è una donna. Pensate, è il profeta di Dio, addirittura. Il quale di che cosa è preoccupato? Di se stesso? Perché lui è conosciuto come uno dei collaboratori stretti e fidati di Davide. Se Adonia diventa re, una delle prime persone che farà fuori qual è? Uno che fra l'altro nel popolo di Dio parla a nome di Dio in favore del re che lui vuole eliminare. Scherziamo, è uno dei primi che va fuori. La preoccupazione per sé che diventa in questo caso uno strumento per fare in modo che le cose vadano in un certo modo. Bezzabea andò dal re. Egli era nella sua stanza privata perché era molto vecchio. Oh, sottolineano, eh? Era vecchio per l'epoca. Abisag si occupava di lui. Bezzabea si inginocchiò e si inchinò profondamente davanti al re ed egli le chiese: Che cosa vuoi? Lei rispose: Mio signore, mi avevi giurato davanti al Signore tuo Dio che mio figlio Salomone avrebbe regnato dopo di te e avrebbe preso il tuo posto sul trono. Ora invece Adonia si è fatto re e tu non ne sai niente. Ha perfino organizzato una cerimonia durante la quale sono stati offerti in sacrificio buoi, vitelli grassi e pecore in gran quantità. Ha invitato tutti i tuoi figli, il sacerdote Abiatar e il comandante dell'esercito Joab, ma non ha invitato il tuo servo Salomone. Ora gli occhi di tutto il popolo sono puntati su di te, mio signore. Il popolo si aspetta che tu stesso dichiari chi sarà il tuo successore. Altrimenti, quando tu non ci sarai più, Salomone e io saremo perseguitati. Siccome Salomone ha fatto trasparire l'idea che lui vuole comandare dopo suo padre, l'altro che vuol comandare lui, fa la svelta a individuare tra i figli di Davide quello che è il problema da risolvere alla svelta, per primo. Bezzabea stava ancora parlando quando arrivò il profeta Nathan. Avvertirono il re del suo arrivo. Poi egli entrò e si inchinò con la faccia a terra. Nathan chiese: Hai deciso tu, mio signore, che Adonia diventi re e prenda il tuo posto sul trono? Ti chiedo questo perché oggi Adonia ha organizzato una cerimonia durante la quale hanno offerto un sacrificio a una gran quantità di buoi, vitelli grassi e pecore. Sono stati invitati tutti i tuoi figli, i generali dell'esercito e il sacerdote Abiatar. Ora mangiano e bevono e gridano: Viva il re Adonia! Il sacerdote Zadok, Benaia figlio di Joiada, tuo figlio Salomone e io, tuoi servi, non siamo neppure stati invitati. Sei proprio tu, mio signore, ad aver deciso tutto questo, senza farmi sapere chi sarà il tuo successore? Avete fatto caso a quali cose in questa mezza paginetta sono state ripetute 3 volte? Sacrifici e Adonia si è fatto re. Quando una cosa è ripetuta 3 volte nella Bibbia, è un superlativo. È importante. Quindi si tratta di una crisi seria, grave. A quel punto il re Davide ordinò di richiamare Bezzabea ed essa rientrò nella stanza. Guardate, non era stato detto niente, ma prima entra Bezzabea. Quando arriva Nathan, Bezzabea non resta dentro, esce, perché non ha il diritto di star lì a sentire cosa dicono Davide e il suo profeta. Il profeta di Dio è al suo servizio. Quindi si allontana, è Davide che poi richiama Bezzabea ed essa rientrò nella stanza. Davide fece questo giuramento: Com'è vero che il Signore è vivente e mi ha salvato da tutti i pericoli, oggi stesso farò quello che ti ho promesso davanti al Signore Dio di Israele. Salomone è il mio successore e siederà sul mio trono. Bezzabea si inginocchiò e si inchinò con la faccia a terra, poi gridò: Viva per sempre il re Davide, mio Signore! A te crede? Il gapino ha dato che il calaiolia? È vero o no? Il re Davide fece chiamare il sacerdote Zadok, il profeta Nathan e Benaia figlio di Joiada. Essi vennero dal re ed egli ordinò:
Fatevi accompagnare dai miei funzionari, fate salire Salomone sulla mia cavalcatura reale e conducetelo fino a Gicon. Gicon è un'altra sorgente, sempre nella stessa valle del Cedron, vicino a Gerusalemme, a neanche 1 chilometro di distanza dalla sorgente presso la quale avevano svolto le sue cerimonie Adonia. Tutto sommato è un mondo piccolo. La storia della Bibbia non si svolge in grandi scenari intercontinentali, è una storia locale. Piccola storia in piccole realtà. Là il sacerdote Zadok e il profeta Nathan lo consacreranno re. Poi suonerete il corno e griderete: Viva il re Salomone! Ritornerete in città con lui, egli verrà a sedersi sul mio trono perché è il mio successore. Infatti, ho deciso che sarà lui a governare Israele e Giuda. Il Signore Dio del nostro re, rispose Benaia, figlio di Joiada, voglia che sia così. Il Signore aiuti Salomone come ha aiutato te. E faccia diventare il suo regno ancora più grande del tuo. Sono gli auguri che si fanno a ogni re quando comincia, no? Il sacerdote Zadok, il profeta Nathan, Benaia, figlio di Joiada, i Cretei e i Peletei, sono la guardia del corpo, fecero salire Salomone sulla cavalcatura del re Davide e lo accompagnarono fino a Gicon. Il sacerdote Zadok aveva portato l'olio dalla tenda del Signore per consacrare il re. A Gicon lo versò sulla testa di Salomone. Poi fu suonato il corno e tutti gli gridarono: Viva il re Salomone! La folla accompagnò Salomone in città tra suoni di flauto. Erano tutti molto allegri e facevano tanto rumore da far tremare la terra. Quando c'è una festa che coinvolge tutta la popolazione, è normale che il rumore si faccia. Adonia e i suoi invitati udirono questo rumore, appunto perché non erano molto lontani, in linea d'aria. Mentre stavano finendo di mangiare, Joab riconobbe il suono del corno e disse: Che cos'è tutto questo chiasso in città? Mentre Joab stava ancora parlando, arrivò Jonata, figlio di Abiatar, il sacerdote. Adonia gli chiese: Vieni, tu sei un uomo di valore e porti sicuramente buone notizie. E l'altro rispose: Cici, col cavolo. E non dis. Davide ha fatto re Salomone. Ha mandato con lui il sacerdote Zadok e il profeta Nathan. Benaia, figlio di Joiada, i Cretei e i Peletei. Salomone è persino salito sulla cavalcatura reale di Davide. Poi il sacerdote Zadok e il profeta Nathan lo hanno consacrato re a Gicon. Di là sono tornati con grida di gioia e ora la città è in festa. È quello il rumore che avete appena sentito. Ora Salomone siede sul trono. I funzionari del re sono andati a congratularsi con Davide e gli hanno fatto questo augurio: Dio conceda a Salomone una fama ancora più grande della tua. E faccia diventare il suo regno ancora più grande del tuo. Poi il re si è inginocchiato sul suo letto e ha pregato così: Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché oggi mi ha dato un successore e mi ha concesso di vederlo con i miei occhi. Ma come fa Jonathan, figlio di Abiatar, a sapere tutte queste cose? Era presente. Tutto sommato lui è il figlio del gran sacerdote Abiatar e come tale non è lontano da tutto quel che avviene. Jonathan, quello che ha riportato le notizie è il figlio di Abiatar che era rimasto in città per vedere cosa succedeva, qual era la reazione di Davide, della corte, alla decisione di Adonia. Ecco perché sa tutte queste cose. E in quanto figlio del gran sacerdote, era uno dei personaggi che aveva un libero ingresso nella corte. Altrimenti avrebbe potuto conoscere tutte queste cose. Impossibile. Notate, certe congiure però, assomiglia a che era del popolo italiano, nel 1800, che anno era poi? Voi che siete più giovani di me, magari vi ricordate, quell'anno in cui i romani hanno cercato di fare la rivoluzione, 1848 più o meno. Solo che quella mattina hanno messo fuori un cartello: La rivoluzione è rimandata a causa pioggia. Avevano deciso per una rivolta, solo che quella mattina pioveva, lui mi metteva un cartello: Tu sei a casa perché il colpio è. Più o meno siamo a quel punto lì. Notate, è gente importante, all'epoca naturalmente, nel loro ambiente. Gente che conta, gente che ha anche un certo potere, che nel sentire però il re ha deciso così in città è successo questo mentre noi eravamo fuori, cosa fanno? Gli invitati di Adonia, spaventati, si alzarono e fuggirono ognuno per conto suo. Vatti a fidare, hanno complottato insieme, hanno deciso insieme, hanno avuto il coraggio di fare il gesto di rottura, ma davanti alla reazione di Davide, ci salvi chi può. Mollano tutti. E Adonia stesso ebbe paura di Salomone, andò vicino all'altare dei sacrifici e si aggrappò ai suoi angoli sporgenti. Era il diritto d'asilo. Chiede diritto d'asilo.
sapete che c'era fino a non molti anni fa, eh? Sarà sì, no? 150 anni che non c'è più questo diritto d'asilo. Quando uno era ricercato dalla polizia, entrava in una chiesa, in un santuario, in un monastero e chiedeva asilo e la polizia si fermava fuori dal convento. E adesso i sapienza che è il convento, bene voto. Oltretutto, ecco, questo aggrapparsi ai corni dell'altare, cioè ai lati dell'altare, sta proprio a dire mi rifugio presso un luogo sacro. Qualcuno riferì a Salomone, Adonia ha paura di te e si è rifugiato vicino all'altare dei sacrifici. Chiede che tu giuri oggi stesso di non farlo morire. Salomone rispose, se Adonia si comporterà lealmente, non gli torcerò un capello. In caso contrario morirà. Salomone mandò a prendere Adonia all'altare dei sacrifici. Adonia venne da re Salomone e si inchinò davanti a lui. Salomone gli ordinò: torna a casa tua. E così comincia la storia di Salomone come re. Voi sapete che Salomone è rimasto famoso nella storia come il re sapiente. Ed è vero. Però se leggete la Bibbia, alla fine del primo libro dei re, il giudizio che la parola di Dio dà su Salomone è l'opposto. È del tutto negativo. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. Anche lui. Notate, il modo in cui arriva al potere, abbiamo visto capitolo 1, primo capitolo, cos'è? È comunque una congiura di palazzo, fatta col consenso del re anziano, ma non è che lui ha detto a Davide, decidi tu quello che ti sembra giusto e io accetterò le tue decisioni. Cosa dice Bezzabea a Davide? Tu mi hai promesso, ma a quante delle sue donne Davide avrà promesso la stessa cosa? Per fare stabune? Se mi dai un figlio, È vero o no? Quindi è un escamotage. E tutta la cosa da chi è stata montata? Da gente che era preoccupata, compreso Nathan, di salvare la propria pelle. Quindi il modo in cui Salomone diventa re è davvero un esempio di sapienza? No, è puro interesse. Ma non è stato coinvolto da queste persone, Nathan e Bezzabea? Magari ci si è trovato in mezzo. Senz'altro, Bezzabea, ma gliel'avrà messo in testa fin da piccolino che tu sarai re, tu sarai re, tu sarai re, tu sarai re. E poi lui ci teneva e come? Ci teneva e come? Anche se rimane vero che finché è vivo suo padre, lui sta buono. Anche perché tutto sommato, finché è vivo il padre, può sempre dire, allora, lascio a lui di decidere per certe cose, per non far brutta figura, per non mettersi il muso, per non apparire più violento di quello che potrebbe essere. Ma vedremo dopo praticamente in che modo concretizzerà il suo potere eliminando tutti i concorrenti.